Quello che a noi è mancato è l'informazione. Se noi dall'inizio ci avessero detto dovete stare 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi lì e poi sbarcherete, noi l'avremmo fatto tranquillamente, perché è normale per noi, è capitato già. Io 30 anni fa feci 6 mesi su una nave della Texaco, addirittura rimase 2 anni e mezzo all'ancora, quindi siamo abituati in un certo modo. Quindi quello che ci è mancato a noi è il sapere quando sarebbe finito questo calvario. Perché non sapere quando tu puoi rientrare ti crea delle tensioni. Il resto, il lavoro, la rata, non ti credono, siamo abituati a questo. All'inizio ci mandavano di 15 giorni in 15 giorni, anche perché noi a bordo non avevamo molte informazioni, eravamo lontani dalla costa, non prendevamo né televisione cinese, avevamo soltanto il collegamento via satellite con internet, con Facebook o internet, che costava però un bel po', ci costava personalmente un bel po'. Quindi limitavamo le nostre ricerche, le nostre cose. E abbiamo cominciato a capire verso la fine di settembre che la storia sarebbe stata molto lunga. E in quel momento io mi sono attivato, chiamando il comandante Blandina della Cosmar, che è stato il motore, l'azione principale, mi sono attivato per cercare di capire qualcosa in più, di muovere le acque. Poi siete arrivati voi di Tele Ischia e avete fatto scoppiare il bubbone, fortunatamente. Dietro di voi poi c'è stata anche una mia cara amica, Natascia Festa, che ha pubblicato un articolo sul Corriere del Mezzogiorno e tutto il resto appresso con la Rai Nazionale. Tutto questo in concomitanza con il lavoro ai fianchi fatto dall'ammiraglio Giardino, che è l'ammiraglio del quinto reparto, del sesto reparto, cioè quello che si occupa proprio dei marittimi, che lavorava ai fianchi gli armatori, perché il problema è stato a un certo punto che alcuni porti della Cina erano aperti, si poteva fare cambio, però la nave non si sarebbe dovuta spostare. Gli spostamenti, anche di poche miglia, 15 miglia, sarebbero costati soldi e problemi legali con i noleggiatori della nave, che volevano la nave rimanesse lì. Quindi sarebbe il problema diventava sempre più grosso, sempre più irrisolvibile, fino a quando poi i sindaci, tra cui in capo in testa il sindaco di Monte di Procida e il nostro Dino Ambrosino, hanno scritto insieme agli altri sindaci questa lettera a Di Maio, ed improvvisamente io ho visto aprirsi le acque come con Mosè, che noi il 21 abbiamo saputo che Di Maio e Conte hanno contattato la Cina, i capi della Cina, Xing, non so come si chiami. Il 22 mattina, da che l'agenzia nemmeno ci rispondeva, e arrivo a bordo un'email dell'agenzia: preparate i vostri bagagli, oggi pomeriggio vi veniamo a prendere, dovete tornare in Italia.